Se fissi pacem me parabellum, dicevano i latini, quando volevano dire se vuoi la pace, prepara la guerra. È un argomento che stasera volete dibattere qui alla Comune di Soverato con l'intervento di Bernardica, l'organizza la FIDAPA di Soverato. E allora, Presidente, cosa possiamo dire di questo bell'argomento che ci tocca tantissimo da vicino in questo periodo? Sì, diciamo che cambiamo un po' la tendenza. Bernard dirà: se vuoi la pace, prepara la pace. Abbiamo pensato a questo dibattito, a questo confronto proprio in questo momento, un dialogo sulla pace in tempi di guerre, perché ci sono tante guerre nel mondo, è importante fare una riflessione sulla pace, cos'è la pace, cosa significa volere la pace. La FIDAPA, è impegnata su questo fronte già da tantissimi anni. E soprattutto la BPLW internazionale, c'è un impegno che è quello di portare avanti la pace nel mondo. E non a caso, infatti, le donne in questo caso svolgono sicuramente un ruolo importante. Quindi quello di oggi vuole essere un esempio di donne portatrici di pace. Questo convegno si inquadra nel tema internazionale di FIDAPA, che è il tema legato alle nuove azioni attraverso la cooperazione. Ecco, una parola anche dalla pasta presidente della FIDAPA di Soverato, Marisa Gigliotti. Sì, il tema che trattiamo stasera è quello internazionale, come diceva la Presidente. Io come pasta Presidente ho questo compito di parlare di questo tema, che è della cooperazione. Allora, noi questa sera puntiamo il ragionamento sulla pace e sul cuore. E abbiamo molto presente l'ultima enciclica di Papa Giovanni, proprio di Papa Francesco, proprio del 24 ottobre, che parla del cuore, dei sentimenti e la pace dell'amore. E la pace si può raggiungere solo attraverso questi sentimenti e questa cooperazione, ma questo sentirsi insieme, attraverso anche l'abbattimento delle differenze, a partire da quella di genere, ma delle differenze tra i poveri e i ricchi. Attraverso questo si può ripercorrere la pace. E noi stasera punteremo su questi temi. Relatore della serata sulla pace, diciamo Bernardica, Alfiero ormai conosciuto qui a Soverato della Repubblica. A proposito, una piccola divagazione in questo periodo. Della Repubblica. Possono ricalcare quello che siete stati voi in tempi passati? Io spero possano fare meglio, ovvero ragazze e ragazzi che non si considerano il futuro del nostro paese, perché il futuro è il tempo che verrà, ma che sanno e si impegnano nel presente, perché abbiamo bisogno che i giovani diano una mano agli adulti a rendere migliori le cose in Italia e nel nostro paese adesso, in questo momento. Dicevamo con la Presidente che per fare la pace bisogna parlare di pace. Sì, soprattutto se vogliamo la pace bisogna prepararla e non dobbiamo preparare la guerra, come si diceva tanti secoli Latino. fa, eh? Si vis pacem parabellum, e quindi armati più che puoi e vedrai che gli altri avranno paura di farti la guerra perché sarai armato. Non è così che si evitano le guerre, lo abbiamo visto dalla storia. Se vogliamo la pace va preparata, come? Con i ponti e non con i muri. 35 anni fa cadeva il muro di Berlino e ce n'erano 15 di muri nel mondo, oggi sono più di 70. Capiamo quindi che queste divisioni, questi egoismi, questi nazionalismi non portano da nessuna parte. Dobbiamo abituarci nel presente a costruire dei ponti che possano consentire alla nostra generazione di comprendere come la pace è un tema concreto e serve per la crescita anche economica delle nostre comunità, perché la guerra porta distruzione, porta devastazione, non solo di persone e di vite, ma anche dell'ambiente. Eppure pare che i governi vogliono invece giocare al contrario, cioè minacciare la bomba nucleare, minacciare di aggredire. Io credo che i governi da soli non possono più contare niente, devono unirsi le democrazie per salvare la democrazia, perché gli stati come possono fermare il cambiamento climatico, come possono risolvere l'immigrazione, le guerre? Ci sono più di 14.000 testate nucleari sul pianeta oggi, sapete quante ne bastano per distruggere l'umanità? 50. Possiamo andare avanti così? Secondo me è impossibile pensare di andare avanti così. Dobbiamo cambiare e dobbiamo cambiare adesso.
Quindi cercare di far capire a tutte le persone, almeno quelle della strada, che è il modo di poter evitare la guerra, proprio di fare, parlare sempre di pace. Parlare di pace e costruire unioni di popoli. L'Unione Europea è la soluzione, non è il problema. E se non è perfetta va migliorata, non va distrutta. Perché grazie all'Unione Europea che in Italia non viviamo guerre da 70 anni. E se vicino a casa nostra vivono guerre è perché non siamo stati in grado di far sì che la pace fosse un valore di tutti, fosse un diritto e non un privilegio.